Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Kirby's Adventure Wii. Allora signori, iniziamo subito questa nuova puntata. Allora, mondo 8, un'altra dimensione. È uno di quei tipici mondi del gioco di Kirby, signori. Perché diciamocelo, alla fine di ogni gioco, alla fine è una tradizione ormai. Il gioco è accompagnato da un livello sopra una navicella. Ad esempio, qui siamo accompagnati da Landia, ma in Kirby 64 cavalcavamo la fida stella di Kirby. E mi ricordo veramente bei tempi. Comunque, è veramente una di quelle cose che non può mancare in un gioco. Come un po', diciamo, i vari nemici o il potere spada, il potere ninja. Sono tutte cose uniche che rendono il gioco di Kirby magnifico. Che poi forse queste cose servono più ai nostalgici, no? Che riescono comunque ad apprezzare i nuovi giochi e a non rimpiangere i vecchi. Allora, comunque, come funziona? Allora, qui abbiamo diversi tipi di proiettili. Io sono il vostro Kinder Dad, signori. Quindi guardate me quando vi spiego. Allora, se tenete premuto uno, fate un mega colpo. Guardate, infatti il colpo è più potente. Mentre se premete a raffica 1, avete più probabilità di eliminare più nemici e la raffica di fuoco chiaramente è maggiore. Poi se premete 2, potete evitare sia gli ostacoli che... potete trapassare letteralmente gli ostacoli che vengono contro di voi, che eliminare e far danno ai nemici. Quindi in combinazione queste mosse vi aiuteranno a vincere questo livello, che è veramente stupido. Guardate qua, vedete questo blocco? Premo un 2 e lo evito, vedete? È molto molto semplice, il problema è che dopo ci sono vari boss per cui a volte i giocatori hanno difficoltà. Iniziamo, ora attenti anche a questi altri nemici. Voi dovete sapere che appena esplodono lanciano dei petardi, quindi voi dovete sempre cercare di eliminare a distanza. E questa è veramente la cosa migliore da fare. Poi guardate, io adoro questi tipi di giochi perché ho un sacco di bei ricordi. Da piccolo infatti nelle sale slot c'erano solo questi, c'era Metal Slug e giochi con le astronavi, quindi proprio rinvio molto in questi giochi. Attenzione. Ecco, il signor Francesco sta in difficoltà un attimo. Ora, qui stiamo attenti signori, fra poco verrà un pezzo alquanto difficile. Ora, stiamo bloccati qua, ora siamo bloccati qui, molto bene, e adesso raggiungiamo quest'altro piccolo, quest'altra piccola cova. Oh, e andiamo avanti, ce l'abbiamo fatta, il signor Francesco respawnerà senza problemi. È il signor Lorenzo più che altro che non deve morire. Coraggio, ah, sta già messo male, speriamo in bene. Forza, prepariamo il fuoco. Ce l'abbiamo quasi fatta, signori? Molto, molto bene. Senza morire. Un passo avanti. Ma guardate, ecco chi incontreremo sulla nostra strada. Il nostro caro amico, che abbiamo tanto aiutato a riacquistare la nave, e che adesso ci spedisce contro, appunto, la Lor. Battaglia, signori, contro la Lor e contro il nostro caro amico Magor. Allora, iniziamo subito. Iniziamo con, veramente, mitragliamo di fuoco questa astrobarca. Attenzione, forza. È piuttosto semplice evitare i proiettili. Poi siamo anche in 3 persone, signori. Quindi non è che sia molto difficile. È più che altro dopo la prima metà di vita è semplice cavarsela. Magari un po' nella seconda diventa un po' più difficile. Attenti qua, dovete sempre muovervi, perché i coltelli vi rintracciano, vanno a ricerca. Forza, continuiamo. Dai, vedete, già la prima metà vita è passata. Adesso colpite con 2. L'unica alternativa è colpire con 2. Molto molto bene. Colpendo con 2 perché potete anche andargli vicino, chiaramente. È un po' più rischioso, però vabbè. Evitiamo i proiettili e continuiamo la raffica di fuoco. Cioè, pensate qui un giocatore, solo una persona quanto ci mette. Qua il signor Francesco sta messo male, infatti non tarda molto a morire. Non ti preoccupare, Francesco, respawnerai. Coraggio, vienici a dare una mano. Lollo, prendi il cibo. Eh no, l'ha rubato Francesco, accidenti. Ora stare attenti. Lati, molto bene. Andate sempre lati qui. Lato e scartate. Fuoco, attento, adesso è invulnerabile. Ci viene da dietro, signori. Quindi andate avanti. Andate avanti, coraggio, Lorenzo, vieni avanti. Vai, vai, fuoco. Ah, attenzione. Che figata di gioco. Mamma mia, signori, quanto epico. Stare attenti ora. Riniziamo la raffica di fuoco. Coraggio, attenzione, attenzione. Tornado, mega tornado. Attenzione che fa il giro. Attenzione che fa il giro. Venite, venite, correte. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione, attenzione, fuoco. Continua. Ah, il signor Lorenzo è morto. Ai ai ai. Vabbè, dobbiamo rifarlo da capo. Non vi preoccupate.
Eccolo di nuovo qui il nostro mega sciamano. Ma vedete, ce l'avevamo quasi fatta. Preparate subito il super colpo. Aspettate a spararlo. Fuoco! Coraggio. Oh, guarda quanto gli abbiamo levato. Fuoco, 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 fuoco. Raffica, raffica, raffica. Coraggio, coraggio. Comunque, Francesco, io e te esponiamoci un po' di più. Cioè, perché noi puntiamo proprio a far danno, non a risparmiare vita. Perché almeno così, signor Lorenzo, può un po' concentrarsi di più sull'evitare i colpi. Aia. Molto bene, stiamo andando bene. Coraggio, mitragliatrice. Usiamo il 2. Attenzione. Ok, con il 2 ce la si fa, eh. Io sto a vita rossa, ora cerchiamo di non morire. Vediamo, il signor Francesco si è messo male, però almeno abbiamo levato un sacco di vita. Molto bene, Francesco, non ti preoccupare, ti sei battuto tu per una giusta causa. Coraggio, bene, il signor Lorenzo sta resistendo ottimamente. Molto bene, perché alla fine bisogna stare attenti al primo giocatore. Vediamo un po', che ho riacquisito un po' di vita dal cibo. Scartate al lato. Molto bene, ecco, ora qui rimettetevi subito qua. Molto bene, adesso sappiamo tutti i tuoi trucchetti, brutta nave. Ora caricate il colpo, ragazzi, che abbiamo un po' di tempo a disposizione. Caricate il colpo. Mettiamoci avanti. Vieni, France. Coraggio. E ok, adesso è ora che ci risupera, possiamo colpirla di nuovo. Forza. Pronti. Fuoco. Che cos'era quel mega colpo? Mamma mia, uno di noi ha tirato un'astronave pazzesca. Attenzione, signori, attenzione. Evitate bene, attacchi i pugnali. Attenzione, scappate in ogni parte dello schermo. Forza, fuoco. Ma signor Lorenzo, lei allora lo fa più potente di noi, perché io non ho capito. Ah no, ma anche io. E guarda anche io. Wow, carica di... infatti se carico di più viene un'astronave. Cavolo, sono morto. Comunque adesso ormai abbiamo quasi vinto, signori. La vittoria è nelle nostre mani. Non dire tanto se non ce l'hai nel sacco, come si suol dire. Pronti a caricare, ragazzi, pronti a caricare. Ok, pronti a caricare. Attenti, attenti, attenti. Ok, Lorenzo, ho parato i colpi con il mio scudo. Fuoco! Vai, signor Francesco, venga, venga. Usate i due, usate i due. Non te, signor Lorenzo. Lei non è sacrificabile. Ok, ce l'abbiamo fatta, signori. Abbiamo sconfitto la Lor maledetta. E il signor Magor si sta rodendo di invidia. Poverino. Ormai abbiamo vinto, la nostra vita è ripristinata. E vogliamo verso un'altra dimensione, verso lo scontro finale. Ecco i nostri eroi sopra l'Andia, raggiungere il nostro nemico, Meta Knight con la spada sguenata, Kinder Dead col martello e Wodol D con la sua lancia incantata. Ce la faranno i nostri eroi, signori, e il nostro piccolo batuffolino rosa a vincere questo potente nemico? Credo proprio di no. Attenzione, attenzione, e Meta Knight scansa i colpi, come un abile spadaccino. Ma ecco subito un altro potente attacco. Ce la faranno i nostri eroi? Oh no! Kinder Dead è caduto! Resta Meta Knight e Kirby! Anche Meta Knight! No, anche Kirby! Signori, siamo caduti alla deriva di un pianeta nascosto! Cosa sarà successo? Cosa sarà di noi? E cosa sarà del potente Landia?